Secondo lei, per esempio, la vicenda di Cuffaro, l'esperienza politica di Cuffaro ha distrutto l'immagine della Sicilia? Ha dato, in che modo ha influito sulla storia della Sicilia? L'analisi è complessa, però non c'è dubbio che l'immagine, e non soltanto l'immagine, la sostanza che abbiamo manifestato anche all'estero, è una caduta terribile per la Sicilia, la restituisce agli anni peggiori, agli anni, ricordo certi sindaci palermitani che negavano l'esistenza della mafia, no? Quindi è stata una pagina terribile, adesso c'è ancora un giudizio e quindi non sapremo come andrà a finire, però per quello che mi riguarda penso che in politica debba vigere come regola come dire, una regola assai più dura di quella che si usa nei tribunali. Cioè, occorre che la politica riesca sul piano della trasparenza ad arrivare un minuto prima della prova giuridica, cioè che deve bastare pochissimo per mettersi da parte. Forse se qualcuno si fosse messo da parte in passato avrebbe dato una grande mano alla Sicilia. Ecco, far coincidere i destini degli uomini con quelli di una terra è quantomeno egoistico. Quindi diciamo se Cuffaro avesse accettato le dimissioni di dimettersi, probabilmente insomma, tutta la Sicilia non avrebbe avuto il danno che forse ha avuto, quantomeno. Non mi permetto di giudicare ciò che non conosco, cioè atti processuali che non conosco. Per quello che è emerso, io penso che sarebbe servito molto di più al Presidente della Regione dimettersi, difendersi meglio e liberare la Sicilia da un'ombra terribile che credo l'abbia devastato anche umanamente, anche personalmente. Mi pare che di contro di dover apprezzare il fatto che l'attuale Presidente della Regione abbia compiuto delle scelte che come dire, sono importantissime in questo momento. Basta immaginare che nel comparto della sanità, proprio quello che ha fortemente attivato le attenzioni della magistratura in Sicilia, vi è un magistrato, il dottore Russo, fortemente impegnato sul fronte proprio antimafia. Questo, insomma, se per certi versi la dice lunga sulle emergenze siciliane, per altri però dà un segnale di cambiamento, di apertura.